E rieccoci qui con Jill Valentine su Resident Evil 3 Remake. Dunque, l'episodio scorso abbiamo praticamente sintetizzato il vaccino contro il virus T e abbiamo esplorato tutto il laboratorio, che poi, oddio, tutto quello che potevamo esplorare, il laboratorio che abbiamo visto, che è il Nest 2, un laboratorio dedicato proprio alla creazione dei vaccini. Adesso, come sempre, ci ha attaccato il Nemesis, perciò dobbiamo fuggire dalla struttura. Andiamo di qua. Però tanto ci trova sempre. Quanto fuggiamo. Eccolo qua. Diamo fuoco a tutto, tanto mai. Aspetta, lui è bello tosto, però anche noi non siamo da meno, dopo tutto. Ok. Ma tanto mica che è vivo. Mi pare. Allora, dove la sparo? Spray medico. Ci siamo messi su attenzione, ok. Munizioni incendiarie, munizioni esplosive. Aspetta, mi devo aspettare qua lo scontro, forse. Vedere. Non lo so, questo dubbio. Anche nel 2 la... questa forse è proprio un'arena, e non vorrei dire, ma... Anche nel 2... lo scontro finale era avvenuto nel laboratorio. Quindi allora facciamo una cosa. Beh, il vaccino ce lo teniamo. Prendiamo le munizioni, ce le abbiamo, la pistola ce l'abbiamo. Allora, il vaccino lo mettiamo qua. Questo lo depositiamo un attimo. Ok. E questo lo mettiamo qua. Abbiamo la piantina e lo spray medico. Direi che altro no, non prendo. Poi mi prendo. Allora, la... Ok, magnum. Ok, la teniamo qua. Granata. E il lanciagranate. Però così poi non ho più spazio. Praticamente non ho più spazio dopo. Eh no. Abbiamo un sacco di polvere da sparo. Perché vabbè che tanto sull'arena di scontro sicuramente ci saranno proiettili, eccetera. Io mi faccio... Cioè, ho troppa roba. Non so dove metterla. Le munizioni esplosive sono sicuramente meglio delle altre. E mi terrei queste. Aspetta un attimo, fare così. Equipaggia. Cosa abbiamo? Carichiamo. Ok, così l'arma è carica. Perfetto. Però devo avere un attimo lo spazio per crearne altre. Vabbè, comunque. Facciamo così, perfetto. E ne abbiamo 12, 18. In totale, 3 granate, la magnum, la pistola, sì, beh, meglio tenerla. Il fucile con 6 colpi, ma io preferirei averne anche qualcuno di scorta. C'è spazio, non c'è spazio. Se no, guarda... E poi non so, poi magari lo scontro non c'è, non lo so, io mi sto preparando al peggio, ma... Facciamo così. E no, 6, 6, 12 van bene. Queste sono tante... Facciamo così. No, però bisogna... Allora, se no depositiamo il coltello. Il coltello, che cavolo... Non lo uso sicuro, il coltello. Sperando però che ci sia davvero lo scontro, perché magari mi sto preparando per niente.
Combina, ok. No. Dai, fammi combinare con la canna. Non me lo fa. Non me lo fa. Allora, guarda, facciamo così. Un attimo, se no non riesco a combinare. Facciamo così. E facciamo così. Facciamo così. Questo deposito. E facciamo così. Ok, questo deposito. Così adesso mi prendo colpi pistola, colpi fucile e colpi magno. Io sono proprio pieno. Proprio pieno, pieno, pieno. Vediamo. Poi magari è probabile che sbaglio. Però così sono armato fino ai denti. Adesso mi equipaggio. Allora, pistola. No, facciamo scelta rapida così e scelta rapida così. Ok, salviamo. Ecco, poi vediamo. Vediamo se per caso avessi sbagliato. Se mi riorganizzo in maniera diversa. Centro di smaltimento. Uso del centro di smaltimento. Questa struttura ha il compito di smaltire ogni soggetto impiegato negli esperimenti al NEST 2. Grazie al potente solvente utilizzato nel processo di smaltimento, qualsiasi forma di vita biologica, che sia questa viva o morta, verrà completamente dissolta in breve tempo. Durante l'uso del centro di smaltimento si prega di seguire attentamente i protocolli di sicurezza di seguito elencati. Ok, ci sta dicendo come uccidere il Nemesis praticamente. Assicurarsi sempre che nessun impiegato sia nella vasca prima di avviare la procedura. Utilizzare sempre la quantità stabilita di solvente, indipendentemente dal volume o dalla massa del materiale da dissolvere. Se una cava dovesse reagire violentemente, si prega di non interrompere il processo. Si raccomanda di lasciare la soluzione nella vasca per almeno 12 ore e assicurarsi che sia avvenuta la completa dissoluzione prima di effettuare il drenaggio. E sì, ma io guarda... Cioè... Ma che razza di posto è questo? Sì, questa è un'arena, decisamente. Decisamente, ma si sentiva. Per cosa c'è? Munizioni incendiarie, non so dove metterle. E comunque non... Cioè, è anche inutile prenderle e depositarle, visto che magari questa è l'ultima stazione di salvataggio, cioè l'ultima stanza per salvare. Vabbè, lasciamole lì. Tanto ho salvato. Vediamo. Qui c'è niente. Eccolo. Proprio una bestia. Ma che cosa abbiamo qui? Nicolai, no! Alla città serve il vaccino! Più che a me? Forse non sono stato molto bravo a farti capire una semplice cosa. Direi di no. La vita per te potrà anche non avere prezzo. Ma io sono in questo business per fare soldi. Quindi facciamo un patto. Tu vai là sotto e affronti il Nemesis. Io registro i dati di combattimento e li vendo. Fai del tuo meglio e... forse non mi servirà il vaccino. D'accordo? Bene. Ecco. Bene. Madonna, iniziamo bene. Siamo già feriti. Sì. Ah, il vaccino mi ha tolto. Ma se io lo toglievo il vaccino? Allora, inizierei con la pistola. Allora, la pistola lascerei perdere per il momento. No, ho preso. Andiamo di. Non so quante fasi ci sono. Andiamo prima di fucile. Ok. No. Ah, sono sca...
carico. Aia. Caracca. Ah, ma non c'è niente? Mi sembra non ci sia niente come roba qua, eh. Così di primo acchito. Ok. Jill, sei tu? Oh. Carlos! Stai bene. Individuo io per te. Ok. Dammi. Ok. Vai, vai. Ok. Vai. Ancora. Carichiamo, va. Adesso corre. Cosa fa? No, non c'è. Ah. Porca vacca. Sono... Non c'è... Nessuna risorsa, non me l'aspettavo. Dietro il serbatoio 7. 1, 2, 3, 4. Cavolo, sto guardando, sai. Vai. Adesso è qui. Ok. Niente, usiamo sto qua. Sto lanciagranate. Gli spariamo in faccia. Ok. Ma non basterà, non penso. Sto facendo fare nulla. Devo ricaricare. Ma chi è che apre per... ho visto. Dietro il serbatoio. Dietro il serbatoio 2. Ma devo sparare lì? Numero 2. Ok. Ora ammazza quel bastardo. Sì. No, vai. Ok. Fate via, madonna. Porca vacca, mi ha ucciso. Sì, comunque mi sono attrezzato. Almeno per lo... il boss. Sono riuscito a capirlo in anticipo. Vabbè, ma era chiaro. Era piuttosto chiaro. Ah, fammi vedere una cosa, una curiosità. E se io... deposito il vaccino. Ah, non me lo fa depositare, eh? Vabbè. Allora, riproviamo. Il problema più grande, incredibilmente, non è lui, ma sono gli zombie che mi prendono sempre. Mi prendono sempre. Quindi io adesso vado di fucile a pompa e basta, cioè. Mi ha rotto le balle, cioè. Ok. Dietro il serbatoio 7. L'ho visto. Poi ho scoperto che devo prendere sta cosina qua, in realtà. Ok. Carichiamo. Ok. Vabbè, lui. Madonna. Beh, io vado di lanciagranate, va. Vai. Vediamo se facciamo qualcosa lo stesso. Penso di sì, un po' meno. Un danno di minore entità, però. Madonna, scatenato. Aspetta, ricarichiamo. Ok. Altri zombie in arrivo! Sì. Numero 6! Dov'è? 5, 6... Ok. Ci penso io. Aspetta, dammi. Oh, spray medico c'era, ok. Ah, non hai fatto uscire la roba. Aspetta. Aia, non mi ha preso. Ho preso poco. Vediamo se usassi comunque la magnum dovrei fargli molto male in teoria. Ok. Aspetta, dov'è? Fermarti. Ormai è quasi fatta. Ok, dici te. Sì. Dov'è la cosa? Ce l'ha fatta uscire. Non l'ho vista. Aspetta. Ok.
attaccare. Ok, zombie non ne vedo, solo tre colpi, ma in giro, in giro ci sono. Vabbè, ho aiuto. Vai. Non so che poi sono qua, ecco, li vedo. No. Ok, per forza. Fermo un attimo. È carica però. Aia. Ok. Carica, carica. Ok, mo se ne torna in alto. Inizia a sti zombie. I zombie come rompono. Numero 8. Ok. Andiamo. Vieni giù. Perfetto. Ultimo colpo. Oh! Ti mando la gru, usala per venire qui. Oh no. Forza. Forza. Ci stai facendo. Signori. Bisogna riempire la vasca, no? Ora salta su. E scioglierlo nel prodotto lì. Dai, su, porta su, vai, donna. Riduciamo il bastardo in bottiglia. E lascia la piena per una settimana, va. Sarà davvero morto? Ok, vediamo. Dove diavolo sei? Come attenzione, beh, alla fine poi ho depositato la granata, una delle mie morti, e ho preso 6 colpi di lanciagranate in più alla fine, perché non mi ricordavo mai di usare le granate. Devo riprendere il vaccino. Secondo me, guarda, siamo ritornati. No, dove siamo? Stanza operai. Dati tecnici dell'arma. Nome del progetto: Ferromagneti Infantry Use Next Generation Railgun. Cannone ferromagnetico da fanteria di nuova generazione. Testo censurato. Nome in codice: Finger. Sviluppatore capo: Cornel Garner. Ricercatore capo: NES 2. Collaboratori esterni: Esercito degli Stati Uniti d'America. Calibro 60 mm. Velocità alla volata: 6 mm. Scopo del progetto: soppressione delle armi biologiche, nuova generazione in caso di perdita di controllo. Note aggiuntive: incredibile potenza di fuoco consente di non lasciare alcuna traccia del bersaglio eliminato. Impressioni dei test sul campo: quest'arma è davvero cazzuta, il Tyrant fa i capricci? Fagli vedere il Finger, il problema è risolto. Ha la potenza di fuoco che stavamo cercando, sarebbe perfetta se fosse possibile regolarne la potenza in uscita. La mobilità sul campo potrebbe essere un problema, e se venisse migliorata la piattaforma? Richiede più fonti di alimentazione. Questo potrebbe creare problemi nella sua applicazione pratica. È possibile avere una singola fonte di alimentazione? C'è una nuova arma in arrivo, forse. Adesso io non so cosa mi aspetta, perché poi nel 2 finiva il gioco. Qua pare si vada avanti, quindi vabbè, io ho usato un bel po' di roba. Riprendo le granate. Avevo usato anche tutte le piantine, così mi ero caricato al massimo. Lo spray ce lo portiamo dietro. Col pistola, ok. La magnum io me la porterei dietro, tanto 8 colpi ci stanno dentro. Poi... no, colpi pistola non ne ho bisogno, cioè ne ho aiosa. Però me lo porto dietro, a polvere da sparo, si sa mai. Questo ce lo portiamo dietro. Sì, diciamo così. No, no, non volevo uscire. Io direi che possiamo fare. Possiamo portarci dietro 6 munizioni incendiarie. Ah, ne abbiamo 2 esplosive. Anche. Che le mettiamo dentro.
Il coltello. Boh, lo prendo, non lo prendo. Non so. Sono a secco con il fucile. Però, boh. Vabbè, prendiamolo, non si sa mai. No. Che se ho i miei dubbi potrebbe tornarmi utile. E va bene. Va bene, a posto così. Ok. Quindi. No, il fucile sono a secco, qua ricarico. Ok, qui ci sta tutto dentro. A posto. Qua ho preso tutto. Direi che possiamo salvare. Ok. Andiamo avanti. Quindi usiamo, boh, un cannone magnetico adesso. Secondo me non è morto, guarda. Sarà molto indebolito, ma... È finita. Dammi il vaccino, figlio di puttana. Oh, no, no, no. Tu porti denaro. Io amo il denaro. Possiamo diventare soci, io e te. Ora butta l'arma. Sì, dopo... Tutto quello che ha fatto. Eccolo. È mutato ancora praticamente. È diventato una meba. Cioè, cos'è? Hai mai visto una creatura così incredibile? No. I suoi dati potrebbero valere milioni. Ma. Sai com'è, no? La città sta per esplodere. E per te la vita non ha prezzo. Buona fortuna! Nikolai! Jill! Insegui Nikolai! Ha preso il vaccino! E tu che farai? Non abbiamo più tempo. Me la caverò. Ne sono certo. Ok. Sai una cosa? Ora ti ammazzo una volta per tutte. Inzega. Cioè, sconfiggi la creatura. Ah. Datemi il cannone magnetico qua. Ecco. Guardalo. Ecco. Ammazza. Ha tutta sta forza, Jill. Vediamo. Figo. Deve ricaricarsi. Sembra. Ah, deve raffreddarsi. Merda, devo riattivarlo. Sembra l'arma di un Gundam. E mo? Non so se ce lo farà fare. Oh. Vabbè. Vabbè, riprovo. Quindi allora, la prima volta possiamo andare qui, vabbè, la prima volta possiamo usarlo subito. Poi il difficile è ricaricarlo praticamente. Capito, aspetta. Ok. Ah, guarda, qua c'è. Dammelo. Sì. Aspetta, ok. Ok, vai che glielo sparo in faccia. Ok. Ok, mo. Aspetta, si può saltare. Ok. E mo. Per tenerlo buono, come faccio? Mamma mia. Aspetta. Dov'è qua? Ah, ne ho due. Ok, bene. Devo forse beccare quel pus. Mamma, vero? Ah. Vabbè, boh. Devo capire. Devo capire come fare. Allora. Aspetta, perché il metodo credo di averlo capito per batterlo. Dopo mille morti, aspetta. Ok, arrivo sempre proprio in fin di vita. Ok, aspetta, dov'è l'altra pustola? Di là. Di là. Aia.
alito, cattivo. Ok, madonna, ho schivato, mi curo e miro. È proprio una roba, alla Rambo, certo. Beh, allora uno, ok. Ok. Due fonti energetiche rimaste. Poi butta fuori non le altre. Ti è bastato! Ora ti sistemo io! Le altre pustole, grazie. Ok. Madonna. Ok. No, ok, madonna, non so come ho fatto. No. Aspetta. Era l'ultima, sì. Carichiamo. Vai, adesso usiamo la Magnum. Che forse sono proprio tre fasi. Ovviamente non ho mai superato la terza, se non sarei qui. Ok. Credi che non sia in grado di farti fuori? Ok. Dai, buttale fuori. Ok. Aspetta. Ok. Aia, vai, vai, vai. Corri, 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 corri. Occhio che mi cade addosso. Aspetta. Ok. Ok. Vai. Mi hai decisamente rotto le palle. Guarda. Ancora? No, aspetta, adesso siamo carichi, possiamo usarlo. Ok. Vai in faccia. Ancora. Cos'è? Avanti. In bocca. Vai, vai. Non ho mai sopportato il vizio finale. Oh. Bello, mi è piaciuto il railgun. Minza che buco. Finalmente. Però è un'arma scomoda, decisamente. Riprendi il vaccino. Cioè, dove te lo metti un coso così? È stata anche pura fortuna averlo attirato qua. Il Nemesis, cioè. Ma dobbiamo andare attraverso il tunnel che abbiamo scavato? Oh, qua, di qua, di qua. Ok, fa vedere. Ah. Proiettili, proiettili, granata. Ma quanta roba che c'era. Avevo anche. Solo una cura ho usato. Non mi sono neanche reso conto. Vabbè, quella roba lì non penso serva più. Quindi possiamo anche andare. Ok. Spero che sia definitivamente morto. Una cosa in bocca così. Nicolai deve fuggire col vaccino. Spero che Carlo se lo abbia preso. Qua c'è qualcosa. Di Magnum ho avanzato anche due colpi. Ok. Andiamo, abbiamo l'ascensore. Posso ancora fermarmi. Posso ancora fermarmi. Speriamo. Anche se sappiamo il destino della città qual è. Oh no. Morto? Sì. Non riuscirai a fermarmi. Era questo che volevi, non è vero? No! Ti rendi conto di cosa hai appena fatto? Non so e non mi importa. Gli ordini del mio cliente sono di distruggere la Umbrella. 10 minuti all'impatto del missile. Hanno lanciato il missile. Io ora esco di scena. Addio, Jill Valentine. Avreste dovuto ascoltarmi al momento giusto.
cosa faceva? Un riposino? Ok. Jin! Sparagli! Ma colpirei anche te! Fallo! Devi farlo! Non c'è altro modo! Carlos! Non ho esitato, direi. Dio, abbiamo battuto un nemesis. Ehi! Te l'ha detto che non puoi stare senza di me. Ci è mancato poco. Che ne facciamo? Perché lo hai fatto? Ogni cosa ha il suo prezzo. Persino ridurre il mondo in cenere. Dimmi per chi lavori. Te lo dirò se mi tirerai fuori di qui. Pagherò qualsiasi cifra. Sei una stupida. Sei una stupida! Se morirò, non saprai mai la verità! Preferisco scoprirla da sola. Jill, tutto ok? Ci siamo. Quindi vediamo proprio l'impatto. Adesso è finita. Per il momento, poi troveranno. Addio, Raccoon City. Troveranno qualcos'altro, come le Plagas. Fu come se l'esplosione avesse spazzato via anche tutte le mie emozioni. Non era stato un virus a causare questa terribile tragedia. Ma la verità. L'avidità umana. Promisi a me stessa che la Umbrella avrebbe condiviso le sue ceneri con Raccoon City. Che l'avrei distrutta. Per sempre. È un po' come quello che ha giurato, penso, Chris, no? Se non sbaglio. Boh, qui e là avevo guardato qualcosa. Allora, adesso sono proprio curioso di vedere il tempo finale, ma siamo andati ben oltre le 5 ore dette dalla qualsiasi, meno qualsiasi, la maggior parte, presumo, io alla fine ne ho viste solo un paio di testate che dicevano che durava 5 ore, più o meno, 5 ore spaccate. Però io sapevo, quando mi dicono un tempo, la longevità, io so già che vado oltre, perché alla fine la longevità è un dato oggettivo, cioè soggettivo, ognuno ha tempi diversi per finire un gioco. Io certamente sono uno di quelli che va molto lento, a me piace guardare tutto di un gioco, e anzi mi è dispiaciuto tralasciare, alla fine solo quelle due stanze lì abbiamo tralasciato e basta, perché poi abbiamo visto tutto praticamente. Vabbè, però una blind run succede. E l'ultima volta che ho visto il tempo eravamo a 12, quasi a 12, forse mancavano 5 minuti a 12 ore, una cosa del genere. E
facciamo finta, o meglio, facciamo finta no, però diciamo che magari ho perso un po' di tempo, che ne so, appunto con le morti, eccetera, magari ho rifatto un pezzo, così, adesso non so se viene contato o meno, facciamo però finta che viene contato, toglierei un'ora. No, adesso vediamo, secondo me abbiamo superato le 12 ore a quest'ora. Comunque, tenendo conto sto tempo, io ci ho messo all'incirca 11 ore, no, poco più, ecco. E è più che raddoppiato il mio tempo, boh, come sempre alla fine, cioè, ecco perché io, diciamo, quando, allora, normalmente ormai, forse per abitudine, perché gioco a tanti giochi, anche con la scusa del canale, certamente con la scusa del canale sto giocando a molta molta più roba rispetto a quando non ce l'avevo, al di là del fatto che quando non avevo il canale, anche prima, molto prima che non avevo il canale, quindi quando andavo ancora a scuola e non lavoravo, potevo giocare molto molto meno anche dal punto di vista economico, ovviamente. Poi lavorando ho iniziato a prendere più giochi, però quando avevo il canale non ne prendevo così tanti. Ecco, adesso con la scusa del canale, che magari appunto ho piacere a portarvi nuove serie, nuovi giochi, ne prendo certamente molti di più. E quindi ormai ho un certo istinto, anche se l'ho sempre avuto, quindi a me basta veramente, sul serio, non sto scherzando, mi basta vedere come fanno, non so, la copertina, per dire, del gioco, della confezione, quella per console, e io capisco già da lì se un gioco potrebbe interessarmi o meno. Poi è ovvio, questa è una sola, un primo sentore, poi delle volte è sufficiente, altre volte non mi fido e quindi vado a vedere, insomma. Però in linea generale cerco sempre di tenere una certa distanza da quello che dice la critica e da quello che dice il pubblico, perché poi alla fine so già che magari scopro l'opposto. E infatti, guarda caso, per come gioco io le 5 ore le ho ampiamente sforate, quindi voglio dire, alla fine la durata, sì, allora in generale, comunque, se lo vogliamo paragonare con il secondo capitolo mi è durato molto di più. Forse avevo raggiunto quasi le 20, quindi qualche ora in più certamente ce l'ha, indubbiamente. Ma indubbiamente il secondo capitolo, il secondo remake l'hanno fatto meglio. Su questo non c'è dubbio. Però anche questo, devo dire, mi sono divertito. Poi, non avendo giocato l'originale, certamente, come discutendo sotto al primo episodio, per me è più che buono, se vogliamo, questo gioco. Non avendo ricordi di infanzia in merito, visto che l'originale uscì nel 99, io non l'ho proprio giocato. Per me questo qua è un buon remake, ecco, magari non ottimo forse come il 2, forse anche perché comunque sia il 2 come fosse un primo capitolo, quindi c'è l'effetto sorpresa, cose mai viste, insomma, quindi c'è più questo effetto sorpresa che ti fa aumentare il gradimento, ecco. Qua, diciamo, certe cose, rivedendo certe cose già viste nel 2, non solo magari le situazioni ovviamente, ma anche i modelli poligonali dei personaggi, degli zombie, eccetera, qualche area già vista, tipo la stazione di polizia, anche la sola interfaccia ti fa meno effetto sorpresa e quindi magari gradisce un po' meno da questo punto di vista. Però mi è stato detto che in questo caso, rispetto al 2, come avevo appunto già sentito qualche recensione, qualche commento sotto la recensione stessa, hanno tagliato diverse parti. Mi hanno detto l'attore dell'orologio, se non ho capito male, e non so se il giardino,
Oh, non lo so, non mi ricordo. Torre d'orologio mi pare di sì, sono sicuro, ma poi ce n'era un'altra, boh. Comunque qualche parte l'hanno tolta e mi hanno detto che il Nemesis non lo incontri subito. Ma ci metti un po', come il Tyrant, come Mr. X del 2 praticamente, a incontrarlo. Non lo so, questo qua già sarebbe un punto un po' più grave rispetto alle ore di gioco, che poi comunque sono legati, perché ovviamente se tagli i pezzi è ovvio che ti dura meno. Normalmente. Però ecco, io mi sarei magari focalizzato più su questo aspetto, più che il quanto tempo ci metto a finirlo, visto che è soggettivo. E certamente posso comprendere, se avessi giocato originale, poi avessi giocato questo e non avrei trovato certe cose, certamente ne sarei rimasto molto più deluso, ovviamente. Che se è un remake posso capire che cambi qualcosa, ma in linea di massima mi devi lasciare più o meno le stesse cose. Penso un po' come hanno fatto col secondo capitolo. Anche col secondo capitolo mi avevano detto che qualcosa l'avevano tolta, ma erano cose minime comunque rispetto al terzo. Vedo che c'è altro. Boh, l'ha presa. Era Jill forse, sì. Oh, vediamo i risultati. Ecco, 12 ore e 22 minuti. Però lì mi dice, forse 9 ore è il tempo effettivo, cioè senza le morti, non lo so. Modalità estrema. Tempo 9 ore 7, anche se tempo di gioco attuale 12:22. Non, questa differenza, non penso di essere, cioè sono morto tante volte, ma non credo di aver perso così tanto. Boh, non lo so. So, forse però sì, magari le volte che ho caricato o che ho fatto continua, perché io sapevo che tipo anche nel 2 quando feci la speedrun, se tu ovviamente caricavi la partita il tempo tornava quando avevi salvato, invece tu anziché fare carica facevi continua, il tempo scorreva, forse questo, cioè il tempo, cioè ti contava anche il pezzo dove eri morto. Una cosa del genere. Comunque, teniamo conto che il tempo effettivo sia 9:07, il mio tempo l'ho quasi raddoppiato. Cioè, praticamente sono andato ben oltre le 5 ore. Ho salvato 61 volte, sono morto 25, vabbè, grado C, grazie. Anche la prima run del 2 feci grado C, vabbè. Andiamo avanti, vediamo un attimo, torniamo al menu. Vabbè, sfide completate, ok. Il negozio è ora disponibile. Puoi acquistare oggetti accedendo al negozio, dalla sezione bonus del menu principale. Effettua gli acquisti con i punti ottenuti completando le sfide. Negozio. Costumi. Ah, costumi 2000 P. L'uniforme strass in stato agile durante l'incidente alla villa, sì, nel primo. Moneta recupero. Se presente nell'inventario ripristina gradualmente la salute, portane con te due per aumentarne l'effetto. Ah, sono proprio i trucchi, se vogliamo, in un certo senso. Moneta recupero, moneta difesa, aumenta sensibilmente la difesa. Aumenta l'attacco. Press per ricarica. Pressa per ricarica. Se presente in inventario aumenta le munizioni ottenute con le combinazioni. Ah. Ok. Manuale di combattimento Stars. Manuale Stars. Sui combattimenti a distanza ravvicinata. Se presente in inventario eseguire una schivata perfetta diventa più facile. È stato compilato da Chris Redfield. Ok. Grimandello. Uno strumento utilizzato per aprire le serrature più semplici quando non c'è nessuna. Ah, ok. Cioè lo sblocchi da subito. Praticamente, perché infatti io poi mi ero dimenticato di tornare in quelle due stanze da esplorare, il negozio e l'altra, che non mi ricordo cos'era, proprio perché sia il grimandello che la troncresi le ho prese dopo. Quindi prendendole dopo sono sì tornato indietro per il fucile, ma forse non avevo una delle due e poi non mi sono più ricordato di andare là. Borsello. Piccolo borsello con cintura, anche il borsello.
Non disponibile un tale sistema perché causerebbe il superamento del limite di slot dell'inventario. Ah. Ok. Borsello, hot dog. Questo coltello è stato sviluppato dall'Ombrella per essere utilizzato contro le armi biologiche. La lama raggiunge temperature così elevate da poter incendiare il bersaglio al contatto. Samurai Edge. Pistola. Pistola personalizzata sotto richiesta di Jill. Eccellente in precisione e potenza. Raiden. Un'arma energia sviluppata dall'Ombrella che spara una scarica elettrica ad altissimo voltaggio per eliminare alcuni nemici con un colpo, ma solo colpendone il punto debole. Quindi la testa, probabilmente. Ah. Sì, praticamente sono ok. Allora, mi informerò meglio. Ah, vai, lanciarazzi infinito. Ma che c'è il simbolo. Ah, qua, da qua incomincia. Infinito, pistola MUP. Fucile d'assalto. Ok. Lanciarazzi infinito. Un bazooka senza rinculo. Ok, spara proiettile 84 mm. Forza perforante del razzo provoca più danni dell'esplosione stessa. Basta. Ok, allora no. Vabbè, mi informo comunque per curiosità, ma in questo caso praticamente hanno tolto il motivo per il quale uno fa la speedrun. Praticamente, almeno per me, perché come ho detto mentre giocavo in un episodio, credo, alla fine la prima speedrun sicuramente dei Resident Evil 2 l'ho fatta solo ed esclusivamente per avere il lanciarazzi infinito e di conseguenza altre armi infinite. Solo per quello, a me di dimostrare che sono bravo qui e là non mi interessa. Cioè, io volevo ammazzare gli zombie con le roba infinita e divertendomi così, ecco. Poi la seconda la feci invece per la railgun, mi pare. La minigun, di Claire. Esatto. E la terza la feci così, tanto per. Perciò avevo preso gusto. Così mi pare di sì, sì. Invece qua nel 3 hanno tolto praticamente. Cioè uno può fare la speedrun, ovviamente, ma lo fa così. Solo per dimostrare che è bravo. Ecco, cosa che non mi interessa. No, se dovevo, per sbloccare le armi infinite dovevo farlo, ci potevo anche pensare un attimo, però dovevo studiarla bene. Ma se si possono comprare con sti punti, certo sti punti si fanno forse dopo ogni run probabilmente, ma francamente cioè avrei preferito più una cosa come nel 2, cioè una volta mi metto lì, cerco di far bene la run, mi prendo la ricompensa. Qua sì, 62.400, voglio vedere quanto tempo ci metto a raggiungerli. Vabbè, allora lascio, direi che lascio anche perdere. Vabbè, sì. Per provare l'avrei provato volentieri. Possiamo poi una cosa che potrebbe interessarmi è il coltello hot dogger, praticamente. Se avrei un coltello più forte e quando seguo le gambe ai nemici vado col coltello, questo coltello li ammazzo praticamente subito senza troppi fronzoli. Vabbè, però non prendo nulla. Vabbè, niente. Qua cosa abbiamo? Sì, le sfide che sarebbero gli achievements o gli obiettivi o i trofei. Ok. Sì, li ottieni anche così. 1200p, 80 nemici con una pistola. Sì, vabbè, non mi metto qua francamente. No, i modelli. Carlos. Marvin, ecco chi era Marvin. Non mi ricordavo il nome. Kendo, va bene. Brad, insomma, ecco. Jill mi piace, devo dire mi è piaciuta come personaggio rispetto a Leon e il Claire del 2, che insomma sì, buoni personaggi, però diciamo normali se vogliamo, non da dire oh che bello. Cioè, invece Jill proprio mi è piaciuta, cazzuta. No, adesso non so se era così anche nell'originale, ma che bello. Stadio 2 e il Mister Charlie. Vabbè, ok,
Ok, poi cosa abbiamo? Alle sfide negozio, concept art, va bene. Ok, sì. No, ambientazione, a parte, ecco, aver rivisto, che vabbè, ci ha rivisto poco alla fine, un pezzo di stazione di polizia del 2, che però magari fine della trama appunto ha senso, cioè nel senso c'è un motivo se si ritorna nella stazione di polizia. Per il resto come ambientazione no, mi è dispiaciuta, il laboratorio mi è piaciuto, ha risultati di stand. Ah, c'è anche Incubo. Ah, non lo sapevo, hanno aggiunto una modalità Incubo, la Madonna. No, vabbè, non ci tengo, va bene estrema, vabbè che è stata un'estrema più semplice. Guarda, se io faccio una partita Incubo, cosa dice? Per i puristi della serie, i nemici attaccano più frequentemente, i nemici infliggono più danni, nemici e oggetti si trovano in luoghi differenti. Ah, praticamente hanno, credo, fatto quello che è stato fatto nel 2, però con estremo. Cioè, se tu il 2 lo giocavi a standard, era in un modo. Se lo giocavi a estremo, era differente. Anche le cose le trovavi in luoghi differenti, i nemici, sì. Invece qua c'è la incubo. No, ma direi di no. Nel senso, non mi va proprio e basta. Allora opzioni, no, niente, no, sapevo che vabbè che non mi interessa, francamente dovrebbe avere una modalità multiplayer resistance, ma non la vedo. Cioè o verrà aggiunta dopo probabilmente, ma non, come ho detto, non, anche se ci fosse stata adesso non, volevo solo vedere così per curiosità, ma non credo neanche che la provavo, perché non mi interessa proprio. Resident Evil 3 l'ho preso solo per la storia e questo abbiamo fatto, punto. Ok, quindi tirando le somme, in linea di massima, il gioco mi è piaciuto. Sì, indubbiamente è un gradino sotto il 2, il remake del 2. L'avranno fatto forse perché l'hanno fatto in meno tempo, non lo so, l'hanno fatto solo in un anno e mezzo, non so, magari era già un po' insicuro. Io penso che in un anno è un po', insomma, un po' dura, farlo in un anno, magari, diciamo, al limite un anno e mezzo, ecco. Quando quando diciamo stava per uscire il 2, magari hanno iniziato i lavori, non lo so. Comunque si vede un po', diciamo che è fatto un po' di fretta, probabilmente sì, un po' di fretta sì, anche per il solo fatto che hanno riciclato diverse cose dal 2. Però appunto, non avendo il fatto che io non ho giocato all'originale, come mi è stato detto, lo valuto già più positivamente. Mi è piaciuto, la durata sì è stata inferiore, però non mi ha mai annoiato, anzi mi sono divertito. Anche se la modalità estrema, in realtà non è, cioè l'hanno semplificata molto rispetto al 2, ma forse perché allora c'è Incubo, forse per quello, probabilmente. Certo, essendo più corto ne è favorita la rigiocabilità. Ovviamente. Va bene, non so che altro aggiungere. Io direi che per quanto mi riguarda continuo a fare come ho sempre fatto, come ho detto prima, di tenere sempre una certa distanza da ciò che dicono gli altri, anche perché spesso se la critica dice che un gioco è bello in realtà è brutto, e se è brutto in realtà è bello, quindi capita anche questo, quindi... non dico di non ascoltare, perché per carità loro comunque lavorano su questo e quindi non è che mentono o vengono pagati, magari capita anche questo, però io non posso esprimere il merito, più che altro dire sì, guardo, ascolto, dicono che è così bene, però magari non guardo una sola fonte, ne guardo diverse, se non sono convinto aspetto l'uscita del gioco per vedere altri gameplay, perché comunque ci sarà sempre chi lo comprerà al day one, indipendentemente
che uno voglia o meno, e quindi guarderà gli altri giocare e dice ma forse ne vale la pena, forse no, meglio aspettare, insomma. Ecco, quindi il mio consiglio in generale è imparare a ragionare comunque con la propria testa, ma non solo per quanto riguarda i videogiochi, in generale imparare a ragionarci su, non essere impulsivi, e così si evitano anche di, insomma, si evita di lamentarsi, perché se uno ci ragiona ovviamente fa anche meno errori eventualmente. Va bene, allora io vi saluto, vi ringrazio, spero di non avervi, insomma, annoiato troppo con le mie considerazioni finali, e niente, noi ci rivediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazze e ragazzi.